Vorrei ringraziare tutti di essere qui e vorrei dare il benvenuto al nostro ospite di questo pomeriggio, Arturo Falaschi, un biologo e genetista molto noto e un medico che ha iniziato presto a collaborare con l'Istituto di Fisiologia dell'Università di Ferrara dopo essersi laureato a Milano. E ha studiato l'effetto delle radiazioni sull'attività di alcuni enzimi, poi ha lavorato da varie parti del mondo, nel Wisconsin, a Stanford, dove ha affrontato lo studio dei meccanismi di attivazione della replicazione del DNA nei batteri, poi è ritornato in Italia, ha lavorato a Pavia come professore incaricato stabilizzato, mi ha rivelato, di biologia molecolare presso l'Istituto di Genetica e poi è stato anche direttore dell'Istituto di Genetica Biochimica ed Evoluzionistica, e sempre a Pavia, è diventato poi presidente della Società Italiana di Biofisica e Biologia Molecolare. Poi, da un certo punto della sua vita, ha cominciato a fare l'attività principale che fa ancora, e cioè ha cominciato a lavorare con l'ICGEB, International Center for Genetic Engineering and Biotechnology di Trieste, che però non è un ente italiano, ma un ente internazionale fondato sotto l'egida delle Nazioni Unite, è nato da un accordo di 26 paesi in via di sviluppo, alcuni paesi industrializzati, che hanno deciso di fondare in comune un centro di ricerca comune sulla biotecnologia, con la finalità di aiutare i paesi aderenti a gestire le applicazioni di queste nuove tecnologie. La sede è Trieste, ma è anche New Delhi, e il professor Falaschi, la cui proverbiale energia gli consente di non porre limite alle proprie attività, si alterna fra Trieste e New Delhi, oltre che in altri luoghi del mondo. È direttore della componente triestina dell'ICGEB dall'87 e direttore generale di tutto dall'89. Suo mandato durerà ancora per un po' e allo scadere di questo sarà stato 17 anni, se ho capito bene. Nel corso della sua attività l'ICGEB ha fornito formazione di alto livello per 400 ricercatori e 3.000 studenti, producendo un centinaio di pubblicazioni internazionali e di brevetti. Devo dire anche in questo contesto che abbiamo stretto recentemente per la Scuola Normale ICGEB un accordo molto importante, che ci permetterà di fare una serie di attività comuni e anche di dottorati in comune. Nel marzo del 2001, vorrei anche ricordare, le Nazioni Unite hanno conferito all'ICGEB l'importante ruolo di loro organizzazione di riferimento nel campo della post-genomica e della biotecnologia. Arturo Falaschi ha continuato sempre a compiere ricerca su vari aspetti, ne citerò da incompetente quale sono alcuni, diversi aspetti del funzionamento del DNA e in particolare la dimostrazione della replicazione discontinua del DNA umano, lo studio degli enzimi che alterano la capacità di riparazione del DNA in pazienti affetti da malattie ereditarie, l'individuazione di origini di replicazione del DNA umano e lo studio degli eventi che portano alla loro attivazione, l'identificazione e descrizione del DNA e i licasi presenti nelle cellule umane. Con un'attività di questo tipo, con la sua esperienza di ricercatore, di studioso, di organizzatore di cultura, siamo particolarmente lieti di accogliere Arturo Falaschi fra noi oggi pomeriggio. Grazie mille, professor Settis, e alla scuola per questo invito che considero veramente un onore. Io qui a Pisa, sia nella scuola che nella città, ho sempre avuto molti amici. Non è la prima volta che vengo, che parlo alla Normale. La prima volta, mi piace ricordarlo, c'era il direttore Gilberto Bernardini, venne a fare una serie di lezioni sulla replicazione e riparazione del DNA. Poi sono venuto ancora diverse altre volte. Col passare degli anni, da parlare di argomenti molto specifici, si parla di argomenti sempre più generali. Questo è un segno dell'età, si devono vedere le cose in prospettiva. Oggi vi parlerò quindi di un argomento più ampio. Come ricordava prima nella mia presentazione, il professor Settis, io vengo dalla medicina e la mia laurea in medicina è di ben più di 40 anni fa. E
però già allora, una volta finita la laurea, ho fatto una laurea in medicina con tanto di pratica clinica, e ho fatto anche un po' di pratica clinica, e mi ero già convinto che in qualche modo sentivo una specie di futilità in quello che si faceva, cioè che la medicina, la pratica medica, particolarmente di allora, non andasse veramente al fondo della malattia, e che ci volesse qualcosa di più. E siccome quelli erano gli anni in cui nasceva la biologia molecolare, e quindi ero convinto che la biologia molecolare sarebbe entrata di prepotenza in medicina. Questa previsione evidentemente è esatta, solo che ci è voluto molto più tempo di quanto pensassi, perché sono passati diversi decenni da allora. Ma oggi questo è successo, e quindi volevo dare un pochino un quadro di come questo è successo e che significato ha oggi la biologia molecolare nella medicina. Ma per far questo è necessario dare anche un inquadramento, non dire semplicemente cos'è la biologia molecolare, cosa fa, ma dare un inquadramento, diciamo, un contesto culturale, un inquadramento del contesto culturale in cui è nato. E per questo bisogna andare lontano, a mio parere, bisogna andare, risalire, forse meglio che mi la porti dietro questo per... c'è un altro microfono qua. Penso che si debba risalire almeno a Darwin, così forse maschero però il... Mi siedo. Come si faccia a stare seduto quando parlo? Preferisco tenere il microfono in mano se la cosa è possibile. Risalire a Darwin, e quindi risaliamo a 1859, alla pubblicazione dell'Origine della specie e a questa idea fondamentale che lui ha introdotto, per cui le caratteristiche della specie sono caratteristiche ereditabili, gli individui hanno caratteristiche, dei tratti ereditabili, e questi tratti ereditabili sono presenti con una certa variabilità nelle popolazioni, c'è qualche cosa che induce casualmente una certa variazione, queste variazioni sono pure ereditabili, e alcune di queste variazioni in certi ambienti danno un vantaggio selettivo, qui è la selezione naturale, per cui chi porta una certa variante avrà più figli, ha una maggiore fitness, come si suol dire, avrà più figli, e questa è la base dell'evoluzione. Ora, questa straordinaria intuizione della evoluzione tramite creazione di variabilità nelle proprietà ereditabili e creazione di variabilità casuale nelle proprietà ereditabili e selezione delle più adatte, ha trovato poi una specie di inquadramento, diciamo, meccanicistico, se si vuole, nel lavoro di un oscuro monaco boemo, Gregor Mendel, che pochi anni dopo, nel 1866, ha pubblicato un lavoro che portava i suoi risultati sullo studio delle proprietà ereditabili, in questo caso dei piselli. E lui, coltivando i piselli, aveva visto che, insomma, si possono considerare caratteristiche ereditabili come il colore o la rugosità o meno della superficie, colore giallo-verde, rugosità o meno della superficie del pisello, come un proprietà che si separavano, erano ereditabili sì, ma erano distinte una dall'altra, cioè si potevano, alla fine, dopo la riproduzione sessuale, si ridistribuivano, si riassortivano in modo casuale. E quindi c'era qualche cosa, qualche portatore di informazione, che lui non poteva ancora chiamare geni, perché non esisteva né la parola genetica né la parola gene, che veniva appunto divisa in due alla riproduzione sessuale, si riassociava a coppia e poi si distribuiva in modo casuale. Ora, queste leggi di Mendel, come si vogliono chiamare, appunto, che lui ha definito in qualche modo nel 1866, sono rimaste però ancora oscure fino all'inizio del Novecento, quando sono state riscoperte, e sono diventate patrimonio comune del mondo biologico allora, anche se in qualche modo mi fa piacere ricordare che c'è qualche nozione delle leggi di Mendel, anche se non espresse in modo così rigoroso, è molto più antica, e mi piace ricordare questa citazione. Devo dire, non sono stato io che l'ho ripescata in Lucrezio, è stato un genetista e biologo e biochimico molto famoso degli anni 40, J.B.S. Holden,
tra l'altro un famosissimo genetista e biologo e biochimico inglese, la cui unica diploma formale era un BA in greco a Oxford. Questo era il suo unico diploma formale. Allora, vedete questi quattro versi, propteria quia multa, modis, primordia, multis, mixta, socerant, in corpore, sepe parentes, que patribus, patres, stranta, stirpe perfecta, in de Venus varia produce sorti figuras, maiorunque refert, vultus, vocesque, comasque. Ho dato una traduzione in termini moderni, perché dice, poiché i genitori, no, contengono nei loro corpi diversi germi, noi li chiameremmo geni, lui li chiamava primordia, no? In diverse combinazioni, no? Multa, primordia, multis modis mixta, in diverse combinazioni, noi li chiamiamo in diversi genotipi, che vengono trasmessi da una generazione all'altra e poi patribus patres tradunta stirpe perfecta, e poi Venus, no? Cioè, grazie alla riproduzione sessuale si producono in modo casuale nuove combinazioni, varia sorte, producit figuras, maiorunque refert vultus vocesque comasche, e fanno riapparire gli aspetti, i fenotipi, noi diciamo simili a quelli degli antenati. Qui c'è tutto il discorso della trasmissione indipendente dei caratteri ereditari, era già detto allora, forse era presa da Epicuro, non sappiamo, ma comunque era già così nota. Ma torniamo ai nostri tempi. Allora, era definita le leggi fondamentali dell'eredità, questo non era ancora definito quale fosse però, diciamo, il portatore di queste proprietà ereditabili, il portatore di questi primordia. Ora, negli stessi anni, precisamente nel 1962, un medico tedesco che si chiama Friedrich Misch cercava di studiare altre sostanze naturali e faceva pratica clinica oltre che di patologo. E lui raccolse un certo numero di bende sporche di pus, un materiale estremamente poco nobile, e il pus è essenzialmente fatto da leucociti, da globuli bianchi degradati, sono nuclei di globuli bianchi essenzialmente. Allora ripulì questi nuclei più che poteva, tolse tutti i lipidi, i grassi eccetera, e ricavò da lì una sostanza che non era un grasso, perché è stata usata con sorgente di grassi, una delle poche sostanze conosciute allora naturali. Non era una proteina, perché non reagiva alle reazioni delle proteine. E non era un polisaccaride neanche, se non in modo particolare. Conteneva fosforo, dava reazione acida, e quindi la chiamò prima nucleina, perché era presente nel nucleo, e poi acido nucleico. E questo risale, ripeto, al 1963. Ci sono voluti però un buon 80 anni prima di definire esattamente qual era la struttura chimica, perlomeno, degli acidi nucleici. Ben presto si vede che sono di due tipi, uno presente nel citoplasma, che si chiama acido ribonucleico RNA, l'altro presente nel nucleo, ed è il DNA. Ma l'aspetto interessante, però, è questo, che già allora è cominciato a girare nella comunità scientifica, ed è il fatto che il DNA è presente soltanto nei nuclei, appunto, ed è in particolare nei nuclei, i citologi avevano visto che le particelle che danno colorazione ai nuclei, cioè i cromosomi cosiddetti, questi piccoli corpiccioli molto colorabili che sono presenti nei nuclei, avevano una dinamica di distribuzione durante la riproduzione sessuale che era molto simile a quella che si prevedeva, anzi che è corrispondente esattamente a quella che si prevede per i geni, per le proprietà ereditabili, perché anche questi si dividevano in due ad ogni generazione, venivano poi raddoppiati ad ogni accoppiamento sessuale e ad ogni fertilizzazione e così via. E quindi, dato che il DNA era solo nei cromosomi, i cromosomi sono fatti al 50% di DNA, già qualcuno all'inizio del secolo aveva proposto che il DNA fosse il portatore dell'informazione ereditaria. La cosa in realtà ci ha messo molti, molti anni ancora per essere accettata, soltanto intorno nel 1944 un esperimento classico ha dimostrato che il DNA è il portatore dell'informazione ereditaria, e soltanto nel 1952 si è definita esattamente qual era la struttura chimica del DNA, e solo nel 1953 finalmente Watson e Crick, come sapete, hanno proposto questa struttura che è alla base e rappresenta la vera nascita della biologia molecolare, siccome la intendiamo oggi noi. La proprietà fondamentale della struttura proposta da Watson e Crick è che non abbiamo a che fare con una molecola sola, ma con due strutture lineari che sono tenute insieme da legami deboli. Qui abbiamo un'ossatura robusta di legami covalenti all'interno legami deboli, e ci sono
all'interno di questa ossatura monotona delle quattro basi azotate, che chiamiamo, abbreviamo timina T, adenina A, citosina, guanina C e G, che si accoppiano con dei legami deboli, legami idrogeno, in modo assolutamente specifico. Ad un T si accoppia un A, a un C si accoppia un G. Quindi questa doppia elica, data la sequenza su di una di queste, è rigorosamente segnata quella sull'altra. Come ben sapete, la struttura non è così lineare come si vede in questo modo, cioè è lineare ma ha una particolare struttura tridimensionale, che è quella appunto di una doppia elica. In questa figura vi faccio vedere le strutture secondo una rappresentazione che dà un'idea dell'occupazione dello spazio da parte dei singoli atomi. Questa è un'elica, questa è l'altra, sono avvolte su se stesse, le coppie di basi sono disposte trasversalmente. Questi atomi che si vedono in questa posizione distinguono una base dall'altra e sono raggiungibili da parte di molecole disposte nell'ambiente circostante, per cui è possibile che ci sono delle molecole che riconoscono specificamente la sequenza che è qui rappresentata. Il bello di questa struttura è che di per sé la struttura spiega o offre immediatamente un modello sulla qual è la proprietà più importante del DNA, e cioè il modello di duplicazione, come si suol dire, semiconservativa, dato che appunto le due eliche sono tenute insieme da legami deboli. Questi legami deboli possono essere aperti e si possono affrontare di fronte alle basi adesso esposte all'ambiente, la base complementare corrispondente: davanti a un C andrà un G, davanti a un G andrà un C, davanti a un T un A, e così via. Poi queste nuove basi così orientate dalla struttura, da questa sequenza nelle due eliche aperte, verranno polimerizzate, e così si fa alla fine due doppie eliche identiche a quella di partenza. Questa proprietà della struttura proposta da Watson e Crick è quella che l'ha fatta accettare immediatamente da tutti, e questa è veramente il quadro di riferimento che imposta tutta l'attività di biologia molecolare successiva. Gli anni successivi hanno dimostrato non soltanto il modo con cui l'eredità biologica si trasmette da una generazione all'altra, ma hanno dimostrato anche il modo in cui questa informazione si trasmette all'interno di una cellula, all'interno della generazione. Quindi dalla sequenza del DNA si passa tramite un intermedio molto simile al DNA, ma a singolo filamento, e che corrisponde a una copia soltanto di un breve tratto, di volta in volta, a una sequenza di RNA che fa da messaggero, va là dove avviene la sintesi proteica e si sintetizzano le proteine, che sono i veri attori di tutte le attività biologiche all'interno di una cellula. Le proteine sono strutture lineari anche loro, sono catene lunghe fatte da una sequenza di 4 elementi, ma da una sequenza di 20 elementi diversi. Questi 20 aminoacidi hanno ognuna proprietà chimica diversa e fanno sì che il ripiegamento complessivo dà una funzione e una proprietà specifica alla proteina formata, alle innumerevoli proteine formate. Sul numero delle proteine verremo un pochino più avanti. Ora, questo ci porta però a definire tutto questo che vi ho detto fino adesso, ci porta a individuare qual è il punto, se vogliamo, di forza dei processi biologici. Perché i processi biologici sono così efficaci e potenti? Sono efficaci e potenti perché hanno la capacità di usare, se possiamo dire, antropomorfizzando un po', con intelligenza le loro proprietà dei legami deboli di cui parlavamo prima. Fondamentalmente, le caratteristiche distintive dei processi biologici sono che avvengono a temperatura ambiente, in soluzione acquosa, in ambiente neutro, senza bisogno di solventi o di estremi di acido o di basico, partendo da composto semplice, senza sottoprodotti inquinanti. E qual è il segreto? Perché i processi biologici avvengono così? Perché si usa l'informazione al posto dell'energia. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che questa struttura è così precisa che permette di individuare delle sottostrutture che sono in grado di svolgere reazioni molto specifiche. E cosa voglio dire con questo? Vi do un esempio. Questo è un enzima che compie una delle prime reazioni necessarie per l'utilizzazione del glucosio, si chiama esochinasi. Ora, questa è la struttura tridimensionale ricostruita sulla base della cristallografia a raggi X, e questa è la molecola di glucosio.
esiste qui nella superficie della, dell'esochinasi uno spazio, come si suol dire, un sito tridimensionale a cui si adatta perfettamente il glucosio, non solo si adatta perfettamente come forma e come spazio, ma anche come interazione di residui chimici, in modo che questo avrà questa molecola avrà una forte affinità per questo sito attivo. Una volta che sia legato, tramite anche altre modifiche che avvengono spontaneamente per il legame del glucosio, l'enzima si chiude su se stesso e avviene la reazione tramite sempre interazioni molto fini di legami molto deboli. Questa dico, quindi, mi sembra di poter dire che questa molecola svolge una reazione che i chimici sanno fare in laboratorio, ma la sanno fare utilizzando estremi di temperatura, solventi organici, eccetera, o estremi di pH. La svolge invece in queste condizioni che dicevo prima, perché utilizza l'informazione presente sulla struttura fine di questa molecola al posto dell'energia. Questa è la grande potenza del mondo biologico. E questo che vi ho fatto vedere per l'enzima vale anche per altri tipi di proprietà che delle proteine, che non meno importanti. Le proteine non sono tanto sono tutti gli enzimi e le strutture di base all'interno della cellula, ma interagiscono molto col DNA stesso, e questa interazione è importante per regolare l'attività del DNA. Qui si vede ancora una volta la struttura del DNA che vi dicevo prima, e vi è rappresentata qui una molecola di una proteina che regola l'attività del DNA. In questo caso si tratta del repressore del sistema del galattosio, non ha importanza cosa sia. Quello che conta vedere qui è che questa proteina, questa struttura precisa, tridimensionale, riconosce la sequenza di basi in modo assoluto, presente in questa molecola in doppia elica, e ci si lega. Una volta che ci si è legata, questo comporta, come abbiamo visto prima, una ripiegatura della proteina quando si è legato il glucosio. Il legarsi al DNA, tutta questa sequenza, comporta un ripiegamento di questo tratto di DNA. Quanto sia questo ripiegamento si vede meglio in questa parte della figura, dove ho rappresentato il DNA che è qui, senza eliminando la proteina. Vedete che questa molecola di DNA è ripiegata rispetto al DNA di partenza senza proteina. E questa ripiegatura ha degli effetti funzionali molto importanti, perché tutti i geni che sono a valle di questo tratto non possono venire trascritti, cioè quella trascrizione in RNA messaggero e poi in proteine non avviene più. Ora, questo di proteine regolatrici come questa ce ne sono tantissime, una buona parte delle proteine in realtà presenti nella cellula hanno proprio questa funzione, e questo, l'interazione di questo dà un'idea delle complessità delle reazioni che danno poi le funzioni normali a una cellula, oppure l'adattamento a particolari situazioni. Ma dato questo inquadramento, chiedo scusa per la sua elementarità, della ricchezza delle proprietà delle molecole biologiche, voglio portare già adesso un esempio classico, anche quello, di come queste conoscenze possono avere una rilevanza per la salute dell'uomo, per esempio. Allora, mi rifarò per questo a una malattia ereditaria molto conosciuta, che si chiama l'anemia a cellule falciforme, che è molto diffusa nei paesi, in Africa soprattutto. Questa è un'anemia ereditaria molto grave, i bambini muoiono in giovane età perché hanno un grave difetto nel sangue. Se si va, questi sono i globuli rossi del sangue, che come sapete sono dei sacchetti pieni di una molecola che si chiama emoglobina, che trasporta l'ossigeno dai polmoni ai tessuti e permette appunto tutti i processi che hanno bisogno di energia. Questi globuli rossi normali, invece nei pazienti, nei bambini che sono affetti da falcemia, si chiama falcemia per questa ragione, quindi i bambini che sono affetti da questa anemia, hanno invece una forma di prendono una forma di falce, perché sono in qualche modo c'è un danno all'interno di questi globuli rossi. Quando si va a indagare qual è il danno, ci si accorge che il danno è nella proteina presente nei globuli rossi. Questa proteina, come dicevo, è l'emoglobina, che è il trasportatore di ossigeno. E se si va a guardare l'emoglobina un po', diciamo anche quasi prima di tutto nella sua struttura fondamentale, l'emoglobina ha questa struttura, è fatta da quattro, qui siamo nell'ordine dei nanometri ormai,
è fatta da 4 subunità uguali a 2 a 2, 2 subunità alfa, 2 subunità beta, ognuna di queste subunità è lunga circa 150 aminoacidi. Faccio presente in questa subunità beta, che è quella che ci interessa più da vicino, è presente qui un residuo che si chiama acido glutammico, nella posizione 6. E questo acido glutammico è mutato, come possiamo dire, nella anemia falciforme, invece di essere un acido glutammico, che è una molecola carica, è carica negativamente, è invece una molecola neutra che si chiama valina. L'effetto di questo cos'è? Il primo effetto grossolano, beh, grossolano per modo di dire, ma riferendosi qui ancora la stessa struttura vista in un altro modo, ma dice la stessa cosa, e naturalmente l'aminoacido di cui stiamo parlando è questo. Per effetto di questa mutazione, le molecole di emoglobina, invece di stare in soluzione tra di loro, si aggregano in questo modo e fanno una specie di struttura elicoidale che va fuori soluzione e il globulo rosso non funziona più, non può trasportare ossigeno. Ci possiamo domandare come mai è venuta questa grossa alterazione per un singolo aminoacido cambiato. E andiamo a guardare adesso, questa è un'altra rappresentazione della molecola dell'emoglobina che segue l'andamento di tutti gli aminoacidi senza stare a guardare il dettaglio dell'occupazione dello spazio, ma per farvi vedere ci sono indicate in giallo la sequenza della proteina normale, in rosso quella della proteina mutata, e non c'è poi una grande differenza. Questo è il tratto finale, questi gli ultimi o iniziale se vogliamo, quei 6 aminoacidi che si dicevano in partenza, qui è quello mutato, ma vedete che anche qui, paragonando il viola al rosso, cioè il normale al mutato, gli effetti sulla struttura complessiva sono molto piccoli. Come mai succede tutto questo disastro? Questo disastro succede, anche prendendolo più da vicino si vede che le differenze sono veramente molto piccole, ma quello che succede è che la presenza, o meglio l'assenza di questa carica elettrica rende questo tratto della molecola poco solubile e lo fa anzi aderire ad un'altra molecola di emoglobina, per cui si formano poi questi complessi molto grandi che si possono vedere qui al microscopio elettronico. Questo fa sì quindi che una malattia così grave si possa ridurre a un'alterazione così piccola, non solo, ma ancora più piccola, perché noi sappiamo, abbiamo detto prima, che gli aminoacidi, non l'ho detto forse abbastanza chiaramente, ma insomma che la sequenza degli aminoacidi è codificata nella sequenza delle basi presenti sul DNA e poi sull'RNA che ne è una copia. Se andiamo a guardare la sequenza del DNA, oggi siamo in grado di farlo, noi ci accorgiamo adesso che questa l'alterazione è molto molto piccola. Siamo a identificare un'unica, questo è indicato nella parte alta, vedete nella parte alta si vede un tratto della sequenza proteica degli aminoacidi, prolina glutamico, questa è la proteina, l'emoglobina normale, che corrisponde il suo gene ha in questo punto una tripletta che codifica per questo aminoacido GAG. Bene, in quello mutato è diventato questo A, è diventato un T. E tra l'altro siamo in grado, adesso questo è uno dei vantaggi dei recenti progressi nella biologia molecolare, siamo in grado di fare facilmente una diagnosi con un semplice test per accorgersi che esiste questa alterazione. Non sto a entrare adesso in questo dettaglio, questa diagnosi molecolare, ma quello che voglio dire, e mi voglio soffermare un attimo su questo che vi ho fatto vedere è una, lo dico quasi per giustificare l'approccio dei biologi molecolari che sono spesso accusati di essere un po' troppo riduzionisti. Beh, è molto difficile non essere riduzionista quando si vedono questi risultati, cioè questa malattia così grave può essere ridotta negli elementi essenziali a un cambiamento di una base sui 3 miliardi di paia di basi che rappresentano il genoma umano, di cui parleremo tra un minuto. Ecco, questo spero di avervi dato con questo esempio un quadro di perché noi consideriamo che sia molto importante studiare nel dettaglio così fine anche il genoma, oltre che le proteine, in modo da poter avere poi delle indicazioni per quanto riguarda il mondo medico, come vedremo più avanti. Ma allora,
questo quadro che vi ho dato vi dà un'idea del progresso conoscitivo che si è fatto negli anni che vanno dalla identificazione, diciamo, della struttura del DNA del 53 fino ai primi anni 70. Abbiamo capito queste cose che vi dicevo, abbiamo capito qual è il codice genetico, come è scritto il messaggio degli acidi nucleici per fare le proteine, ma aver capito tutto questo a un certo momento è voluto dire, aver saputo, sapere tutto questo a un certo momento è diventato capacità di agire, non soltanto di sapere ma anche di agire. La conoscenza è diventata, se vogliamo, potenza, capacità di agire, di modificare in particolare quasi a piacimento il genoma degli organismi che possiamo studiare. E questo è la nascita dell'ingegneria genetica, come si suol chiamare, che risale appunto ai primi anni 70. Qual è l'ABC dell'ingegneria genetica? L'ingegneria genetica consiste nel fatto che noi siamo in grado adesso, come dicevo, di modificare un genoma di un organismo e usare queste modifiche a scopi, ai nostri scopi. Farò un po' di rassegna di che cosa si intende con questo, innanzitutto qual è l'ABC dell'ingegneria genetica. L'ABC dell'ingegneria genetica, cioè quello che corrisponde alla grande maggioranza degli esperimenti che si fanno, può essere spiegato in modo relativamente semplice. Gli strumenti fondamentali sono rappresentati qui. Gli strumenti fondamentali sono un batterio, molto semplice in questo caso, relativamente semplice, l'Escherichia coli è il più comune nel nostro uso, questo rappresenta un batterio, questo vuol dire circa 4 micron di lunghezza, 1 micron di diametro. Sono questi corpiccioli, al cui interno c'è presente un cromosoma batterico piuttosto grande, siamo sull'ordine di 3 milioni di paia di basi, e dei piccoli cromosomi accessori che si chiamano plasmidi. Sono piccoli molecole di DNA circolare che portano, così possono essere facilmente estratte e studiate, e portano qualche gene, pochi geni, tipicamente resistenza agli antibiotici. Comunque questi si replicano autonomamente rispetto al genoma, al cromosoma batterico. Ora, questo è lo strumento di base dell'ingegneria genetica, lo è stato perlomeno nei primi decenni dell'ingegneria genetica, in quanto noi abbiamo tutti gli strumenti per tagliare questo plasmide, estrarlo dal batterio, tagliarlo in modo preciso, inserire un tratto di DNA tagliato, tolto da un qualunque altro organismo, tipicamente si prendeva per esempio un gene dell'emoglobina, che poteva essere stato isolato in qualche modo, viene inserito all'interno del plasmide, questo plasmide adesso chimerico, o ricombinante come si suol dire, può venire reintrodotto nel batterio e da qui, con metodi selettivi adeguati, si riescono a ottenere tante copie, tanti miliardi e miliardi di copie del batterio, quante se ne vuole, quindi tanti miliardi e miliardi di copie del gene come si vuole. Si può quindi studiare in dettaglio le proprietà di un gene. Questo è l'ABC dell'ingegneria genetica, è quello che ha promesso dei progressi straordinari di questi ultimi anni. Ma noi le sequenze che possiamo inserire dentro questi plasmidi, ceppi ricombinanti che possiamo fargli produrre al batterio adesso, direi, quasi qualunque cosa, purché sia qualunque proteina a noi interessi. Io come esempio, un esempio classico che do, è quello di queste colture di batteri. Queste sono colture di batteri, sono piastre contenenti terreno di coltura dove sono colonie di batteri, e questo c'è una fiasca che contiene una sospensione di batteri. Questo è un batterio, il coli, come quello che abbiamo visto prima, che normalmente non è fluorescente. È stato inserito nel coli con la tecnica che vi ho fatto appena vedere, il gene che viene dalle lucciole, il gene della luciferasi delle lucciole, la quale luciferasi delle lucciole, bruciando ATP, emette luce, e questa, vedete che questi batteri emettono luce, basta che ci sia glucosa nel terreno. Ecco, questo è solo un esempio del fatto che si può produrre, come si vuol dire, in questo modo noi abbiamo clonato il gene della luciferasi, così come si può clonare il gene dell'emoglobina e così via. Questo permette, ha proprio permesso un'esplosione di applicazioni di fatto o comunque potenziali dell'ingegneria genetica. E farò una serie di brevi esempi, sono essenzialmente tre i campi, il campo della salute, nuovi farmaci, vaccini, diagnostici, approcci terapeutici,
e di questo soprattutto vi parlerò, accennerò brevemente anche l'aspetto agricoltura e alimentazione, piante con migliori proprietà, mentre tralasciamo per adesso questo che in fondo dal punto di vista scientifico in questo momento è secondario. Quindi, però prima continuando in questo, vorrei riferirmi prima di tutto ad altre applicazioni che non siano quelle spettacolari che vi ho fatto vedere della luciferasi, ma che siano di interesse medico, sia per quanto riguarda i vaccini che per quanto riguarda i farmaci. E questo è quanto si può vedere in questa tabella. Questo vi dà da quando siamo riusciti a clonare geni e quindi produrre molecole di interesse farmaceutico, c'è stata una, come dicevo, una vera esplosione. La prima molecola usata, introdotta ormai nel mercato, è l'insulina, già risale all'82. L'insulina prima doveva essere ottenuta soltanto per estrazione tipicamente da pancreas, bovino o porcino. Questa invece è l'insulina umana, che è un po' diversa da quella di maiale o da quella di bue, e quindi è anche migliore per quanto riguarda l'uso, e quindi ormai non si trova, credo, nella farmacia non si trova altro che l'insulina umana oggi. Ricorderò anche l'ormone della crescita umana, che è il vantaggio di non essere, di essere totalmente immune dalla malattia di Creutzfeldt-Jakob, per cui ci sono stati molti casi dovuti invece all'ormone della crescita di estrazione dall'ipofisi. Il vaccino dell'epatite B, prima dell'ingegneria genetica, doveva essere fatto soltanto da colture di virus dell'epatite B, colture molto pericolose da maneggiare, rare, poco virus e così via. Beh, la lista potrebbe continuare. Questa è la principale applicazione che poi abbiamo per quanto riguarda la produzione di farmaci in particolare. Però i farmaci possono essere prodotti anche in altri modi, si possono pensare anche di produrle anche attraverso animali ingegnerizzati, perché noi siamo in grado ormai di ingegnerizzare non soltanto i batteri, ma anche gli animali e anche le piante. Per quanto riguarda gli animali, questo è un esperimento fatto già molti anni fa, la strada per farlo consiste in quello di ottenere un uovo fertilizzato. Si è fatto prima di tutto nei topi, l'uovo è stato fertilizzato, e l'uovo fertilizzato poi si è introdotto con una microsiringa, una piccola pipetta, del DNA estraneo. Con una certa probabilità il DNA estraneo entra a far parte del genoma di questi topi, e poi queste uova così manipolate vengono reintrodotte nell'utero di una topolina in pseudogravidanza. Questa topolina dà origine a dei topi, da cui alla fine in qualche caso si riesce a ottenere quello che si vuole. Il primo esempio è stato quello del cosiddetto maxitopo. Questo è un topo che ha essenzialmente lo stesso patrimonio genetico di quello accanto più piccolo. La differenza è che con quella via di ingegneria genetica che vi dicevo, è stato introdotto il gene dell'ormone della crescita del ratto, che funziona anche nel topo. E in questo modo si è ottenuto un ceppo, come si può dire, transgenico, che trasmette in modo ereditabile queste proprietà a tutta la progenie. Ora, quindi è possibile ingegnerizzare anche le specie animali, lavorando sulla linea germinale, come avete visto. O l'interesse di questo potrebbe essere ancora quello di ottenere, ad esempio, di far produrre farmaci in questo modo, perché certi farmaci, invece che essere prodotti per via batterica, potrebbero essere prodotti, e sono oggi prodotti, mediante geni che, ad esempio, fanno produrre nel latte delle pecore una molecola di interesse terapeutico. In questo modo la pecora diventa una piccola fabbrica, e prendendo il latte si possono ottenere le proteine che si vogliono. Questo tipo di tecnica, come dicevo, è interesse soprattutto per quanto riguarda, probabilmente avrà interesse dal punto di vista pratico, per quanto riguarda la produzione di farmaci, anche se ancora oggi ci sono ottenute già diversi animali che sono in grado di produrre questi farmaci per via tipicamente nel latte, ma non ci sono ancora prodotti sul mercato. Alcuni degli allevatori naturalmente avranno interesse anche a vedere che si potesse migliorare in qualche modo dal punto di vista alimentare gli animali d'allevamento. Vi faccio vedere qui due cotolette di maiale. Le cotolette di maiale, questa deriva da un maiale normale,
e questa da un maiale che ha lo stesso apparato, lo stesso patrimonio genetico, ma in cui si è introdotto anche in questo caso nel suo genoma il gene, una copia in più del gene dell'ormone della crescita. L'ormone della crescita facilita, non è che l'ha fatto diventare più grande, però ha aumentato la proporzione di muscolo, come vedete, rispetto al grasso, quindi questo sembrerebbe dal punto di vista alimentare migliore, e probabilmente lo è. Il problema però è che, per ragioni che non sappiamo, questi maiali non stanno bene per niente, hanno diabete, hanno diabete, hanno ulcere, e quindi non sono adatti all'allevamento per ragioni che non sappiamo. Quindi dico questo per dire che ancora oggi non esiste che nessuna animale di allevamento che vi è stato, la cui carne è stata messa, o la sue, i cui organi sono stati messi in commercio, ottenuti per via transgenica. Ma certamente si sta lavorando, e so che si sta lavorando. Ben presto saremo esposti alla possibilità di mangiare soprattutto del pesce transgenico, perché il pesce transgenico è ancora più facile da fare. Ma su questo non mi soffermerò oltre. Farò un breve accenno invece all'ingegneria genetica delle piante, che come sapete è molto controversa da molti punti di vista, ma anche qui non entrerò troppo nel dettaglio su come si fa. Vi dirò che ancora una volta c'è da fare, si tratta di ottenere uno di questi plasmidi ricombinato, quindi chimerico, introdotto in particolari batteri, il cui DNA poi riesce a entrare nelle piante alla fine, e si possono ottenere piante transgeniche che portano geni, tipicamente si introducono geni per la resistenza agli insetti, geni per la resistenza agli erbicidi e cose di questo tipo. Vi faccio vedere questa volta un minimo di orgoglio per quanto riguarda il nostro centro. Il nostro centro, come si diceva prima, ha una sede a Delhi. Nella sede a Delhi si lavora molto anche sulle piante transgeniche. Ecco, questa è una pianta di tabacco. Si usa il tabacco non perché si vuole incoraggiare il fumo, ma perché il tabacco è la pianta più facile da lavorare, da manipolare sul piano dell'ingegneria genetica. Questa è una piantina di tabacco che è stata piantata in un terreno molto ricco di sali. Come vedete, cresce assai poco. Queste sono una serie di piante transgeniche in cui sono stati inseriti o un gene, un altro gene, i due geni contemporaneamente che rendono la pianta resistente all'alta concentrazione salina. Quindi potete immaginare l'interesse di questo tipo di manipolazione genetica per quanto riguarda soprattutto la crescita e la coltivazione in condizioni molto difficili, in condizioni di terreni ad alta salinità che sono sempre più abbondanti nei paesi tropicali. Ora, come dicevo, non voglio soffermarmi troppo a lungo su questo, ma per darvi un'idea delle dimensioni del problema, innanzitutto su quali piante si lavora soprattutto in giro per il mondo sulla soia, sul gran turco e sul cotone, ma i numeri, voglio darvi dei numeri che sono da far pensare un po', questi vi dà un'idea di quanti milioni di ettari di piante transgeniche sono in coltivazione al mondo. Nel 96 c'era meno di 2 milioni, nel 2000, quindi già vecchio questa data, più di 44 milioni di ettari. Ma dove sono questi milioni di ettari? Sono tutti negli Stati Uniti, Argentina, Canada e un po' in Cina. Questo numero della Cina è probabilmente sottostimato e certamente in crescita. Il 99% insomma sono in questi quattro paesi, grosso ovviamente negli Stati Uniti, assai poco nel resto dei paesi, come sapete zero in Italia, perché da noi è totalmente proibito. Ora, io non voglio entrare troppo a lungo in questo discorso perché ci allontana dalla medicina, ma non c'è dubbio che bisognerà arrivare a un modus vivendi tra le preoccupazioni di chi ha paura di introdurre nell'ambiente delle piante come non ci sono mai state prima e i vantaggi evidenti che questo tipo di coltivazione potrebbe avere. Ma torniamo adesso all'uso invece, diciamo, di questi grandi progressi della biologia molecolare, della genetica molecolare e l'importanza che possono avere in medicina, per venire al genoma umano. Quindi, allora, il problema del genoma umano tutti hanno sentito parlare sui giornali, ma per dare un'idea delle dimensioni del problema vi faccio vedere questa diapositiva assolutamente impossibile da leggere. In questa diapositiva, se voi riuscite a vedere da vicino, c'è una serie di ATGC eccetera, una lunga sequenza delle quattro basi del DNA, tutta ben allineata, e sono 5.600 e qualche cosa
paia di basi. Questo rappresenta tutto il genoma di un piccolo virus, del virus polioma, che è un virus che provoca tumori nei topi. Ora, per darvi un'idea delle dimensioni del problema, per poter sequenziare tutto il genoma umano si è dovuti arrivare a fare qualcosa come 650.000 tabelle come questa. Immaginatevi 650.000 diapositive come questa messe una accanto all'altra, e questo vi dà un'idea delle dimensioni del problema della risoluzione del genoma umano, che come sapete è stato fatto in parallelo da un consorzio privato, quello di Craig Venter, e da un consorzio pubblico diretto dall'NIH e dal Sanger, in America, del Sanger Center in Inghilterra. Problema del genoma: abbiamo 46 cromosomi, circa 3 miliardi di paia di basi. Ora, la cosa più spettacolare, forse il primo risultato che è venuto da questa analisi, è che il numero di geni presenti in questo genoma sembra assai piccolo. Siamo ormai intorno a 30.000, forse qualcuno dice poco di più, ma siamo intorno a 30.000 geni. Ora, per darvi un'idea, un organismo semplice come il lievito di pane, che è un microorganismo unicellulare, ha circa 6.000 geni, quindi 5.000 geni in più soltanto, 5 volte in più soltanto per fare il genoma umano. E questo è sembrato un paradosso. Se si va a guardare, infatti, diciamo, la parte del genoma che codifica per gene, cioè che codifica per tratti di molecole che poi faranno origine a proteine, che siano enzimi, proteine strutturali, proteine regolative, quel che si vuole, ma comunque è molto piccola, è inferiore al 2%. Peraltro c'è una molta diversità nel genoma umano. Noi possiamo dire che ci sono almeno, diciamo, 3 milioni di casi di nucleotidi che possono alterare, che possono essere diversi in ogni individuo. Questo che voglio dire è che in realtà, quando noi parliamo della sequenza del genoma umano, non dobbiamo pensare a una sequenza di 3.000 paia di basi, ma dobbiamo pensare che esistono attualmente sulla Terra qualcosa come 6 miliardi di sequenze di 3 miliardi di paia di basi l'una, tutte un pochino diverse una dall'altra. Questo è il problema che dovremo affrontare un giorno. Ma voglio tornare un attimo al discorso, a questo paradosso del numero di geni. Ora, il paradosso del numero di geni probabilmente si può spiegare col fatto che non c'è una relazione lineare tra la complessità di un organismo e la complessità e il numero di geni. Perché? Perché soprattutto negli organismi più complessi, il numero di proteine che vengono fatte è certamente molto molto maggiore al numero di geni. Perché questo? Perché innanzitutto lo stesso gene può avere l'RNA messaggero riarrangiato in modi diversi, per cui dallo stesso gene si possono produrre diversi messaggeri RNA messaggeri, quindi diverse proteine. Non solo, ma la stessa gene con lo stesso RNA messaggero può fare una proteina che può essere spezzettata in diversi modi e quindi dare origine ancora a proteine diverse. Ma questo è appena l'inizio, perché poi ci sono una serie di variazioni post-traduzionali, di variazioni fatte sulla proteina dopo che è stata già sintetizzata e si è ripiegata nella sua struttura finale, o nella sua struttura, in una sua particolare struttura, queste variazioni sono delle ulteriori modifiche chimiche che consistono in fosforilazioni, acetilazioni, metilazioni, aggiunta di residui di zucchero, di glucosio, aggiunta di altre molecole, e quindi il numero di possibili combinazioni, dato che queste aggiunte avvengono in molti residui, in diversi residui della stessa proteina, il numero di modificazioni delle singole catene proteiche è altissimo e noi non sappiamo esattamente neanche quanti siano. Quindi è possibile che il numero di proteine presenti nelle cellule umane, in un organismo umano, con 30.000 geni si possa fare qualcosa dell'ordine di 1 milione di proteine. È anche possibile, non sappiamo esattamente quante, comunque noi non sappiamo quante. Non solo non sappiamo quante, ma questo è un aspetto molto importante, noi non conosciamo la struttura di queste proteine. Non abbiamo un algoritmo, ricordate all'inizio ho fatto vedere la sequenza di aminoacidi che si ripiega da una struttura unica tridimensionale, ma non c'è un algoritmo per prevedere questa struttura, ci sono qualche regolette, ma sono tutte regolette empiriche, nessuno ancora riuscito a ottenere questa previsione assoluta, e noi per poter capire qualche cosa del proteoma, come si può dire adesso, dell'insieme delle proteine di un organismo e della loro funzione, dobbiamo capire anche la loro struttura. E questo è un problema non indifferente che
richiederà molti molti anni di lavoro. E infine aggiungo, questo forse è l'aspetto più importante, negli organismi superiori le proteine non funzionano quasi mai da sole, ma funzionano in complessi multiproteici che si ricombinano in modo combinatoriale, cioè diverse proteine formano un complesso che ha una certa funzione. Le stesse proteine ricombinate con altre ancora in un'altra posizione della cellula in un altro momento formano un altro complesso che ha un'altra funzione e così via. Questo vuol dire che la complessità del proteoma, o diciamo il numero di proteine che si possono fare, il numero di combinazioni che si possono fare, il numero di funzioni che si possono realizzare partendo da un dato genoma, non è una funzione lineare della dimensione del genoma, ma piuttosto una funzione esponenziale, di cui non conosciamo l'esponente, ma certamente è una funzione di carattere esponenziale. E perciò il lavoro da fare, in altre parole, per definire tutte queste difficoltà che vi ho detto, riconoscere tutte le proteine che ci sono, riconoscere che struttura hanno, riconoscere come interagiscono tra di loro a fare queste combinazioni molto diverse a seconda della funzione che devono fare, riconoscere come queste combinazioni a loro volta interagiscono col DNA o con la membrana delle molecole a dare origine a tutto all'organismo nel suo complesso, è un lavoro che richiederà l'attività di molte, molte centinaia di laboratori per diversi decenni. Dico questo per dire che quando si è pensato che avendo risolto il problema del genoma umano avevamo risolto tutto, siamo ben lontani da lì. Allora, comunque, la disponibilità dei dati del genoma umano è uno strumento essenziale e ci permette ormai di usare la biologia molecolare in campo medico in diverse direzioni e ha aperto una vera e propria nuova dottrina che si può chiamare appunto la medicina molecolare. Cosa si intende per medicina molecolare? Quali sono le possibili sviluppi della biologia molecolare? Prima di tutto, l'abbiamo visto, clonaggio e manipolazione del genoma umano, ma questo mi riferisco a quanto ho fatto vedere all'inizio, cioè al fatto che un gene umano può essere preso, messo in un batterio, studiato nelle modifiche che si possono fare e capire che quale porzione di questo gene sono importanti per la funzione che svolge. Ottenere proteine ricombinanti per la terapia medica e la vaccinazione, vi ho fatto vedere l'elenco prima, ho ricordato farmaci e i primi vaccini, ma il vantaggio sempre di questi vaccini è che sono estremamente più sicuri dei vaccini tradizionali perché l'agente patogeno proprio non si vede in questi vaccini. Diagnosi molecolare di malattie genetiche e virali, malattie genetiche vi ho fatto vedere come si può fare la diagnosi genetica, con assoluta certezza e estrema sensibilità per un caso di malattia ereditaria, si può fare ormai per migliaia e migliaia di malattie, e per quanto riguarda le malattie virali siamo in grado di scoprire tracce minime di genomi virali presenti in un liquido organico, ormai i test a disposizione, la famosa PCR o reazione della polimerasi a catena, che non sto a descrivervi adesso, permette di vedere anche una singola molecola e di rivelare la presenza in un campione di sangue di una singola molecola di un virus pericoloso. Naturalmente l'identificazione di geni malati, ma mi soffermerò soprattutto su questi due aspetti, clonaggio delle cellule staminali e la manipolazione delle cellule staminali somatiche o embrionali e la terapia genica. Sono i campi, direi, in questo momento più promettenti e quelli anche più controversi da molti punti di vista. Partiamo da qui, dal discorso della clonazione di cellule staminali e embrionali o non embrionali. Cosa si intende per cellule staminali? Cosa c'è alla base di tutto questo discorso e di questa controversia? Alla base di questa controversia c'è il fatto che un organismo come quello umano non cresce naturalmente per semplice divisione cellulare come quello batterico, ma ha un complesso processo di differenziamento. Lo zigoto, vale a dire l'uovo fecondato, no? Dopo la fecondazione comincia da un nucleo diploide, si comincia a moltiplicare le cellule, a un certo punto si ottiene quella che si chiama blastocisti, cioè un corpicciolo molto piccolo in cui c'è un piccolo ammasso cellulare in questa posizione. Fin qui tutte le cellule che si sono riprodotte fin qui
sono, come si suol dire, totipotenti, cioè possono in linea di principio dare origine a qualunque tessuto e a qualunque organo dell'individuo adulto. Quando si va un po' più avanti, questo blocco di cellule che vedete qui si differenzia in tre foglietti e ognuno di questi tre foglietti comincia a essere già un po' fissato in una certa direzione. Questo foglietto che si chiama ectoderma darà origine alla cellula dell'epiderme, alle cellule del sistema nervoso. Il foglietto che si chiama mesoderma dà origine alle cellule muscolari, alle cellule del rene, alle cellule e al sistema emopoietico. Quest'altro che si chiama endoderma dà origine alle cellule pancreatiche, alle cellule dei polmoni, eccetera. In parallelo, prima ancora di questa differenziazione, si è separata una linea, un lignaggio cellulare particolare che dà origine alle cellule germinali. Questo è molto importante, considerare questa separazione molto precoce, perché da qui in poi non c'è più comunicazione tra le cellule somatiche, come si suol dire, cioè le cellule che vanno a fare gli organi differenziati, e le cellule germinali, cioè le cellule che poi serviranno per la riproduzione. Quindi ogni modifica genetica, anche che avvenisse qua, non si trasmette alla progenie. Come avviene questo processo straordinariamente complesso di differenziamento, che speriamo che un giorno con gli studi che ci accennava prima si riesca a descrivere? Beh, il modello che si ha, che si è avuto fino a poco tempo fa almeno, è questo. C'è una serie di geni che determinano in qualche modo lo sviluppo dell'organismo, e questo nel corso del differenziamento, per esempio in una prima fase, vedete, di tutti questi geni si attivano solo quelli colorati in azzurro qua. Questi sono attivi per un certo tempo dello sviluppo, poi questi vengono spenti, nella seconda fase qui sono neri, sono indicati che si sono spenti, e si attivano invece questi indicati in rosso. E poi anche questi si spengono e si attivano questi altri indicati in blu. E poi questi indicati in verdolino, mentre gli altri sono spenti. Alla fine, completato il differenziamento, pochissimi geni sono ancora attivi, sono quelli che caratterizzano quel particolare tessuto. Per esempio il tessuto eritropoietico, non è proprio così semplice il discorso, ma funzioneranno i geni che fanno l'emoglobina, ma non funzionano la maggior parte degli altri geni. Questo è il meccanismo che si pensa sia ancora valido, e si pensava valido, e il concetto poi di base però è che questo processo è irreversibile, cioè una volta che sono spenti questi geni non si possono più attivare. Questo almeno negli organismi più vicini a noi, nei mammiferi, era questa l'idea fondamentale. Non invece in organismi più semplici, negli anfibi per esempio, già da una trentina di anni si sapeva che le cose non stavano proprio così. Perché negli anfibi si potevano clonare gli individui. In che modo? Si poteva prendere una cellula somatica di una rana, e questa cellula somatica si prendeva il nucleo e lo si trapianta il nucleo nell'uovo denucleato di una femmina. E poi prendendo la cellula somatica si può trapiantare non un solo nucleo, ma si possono trapiantare tanti nuclei dello stesso organismo. E si possono ottenere in questo modo cloni, perché questi sono totipotenti, quindi in ogni parola questo vuol dire che, contrariamente a quanto indicato qua, i geni anche della cellula ormai differenziata possono essere riattivati tutti quanti e dare origine a un organismo completo. Questo certamente è possibile negli anfibi, però e si era visto almeno 30 anni fa. Però per moltissimi decenni, si è considerato che questo fosse impossibile invece nei mammiferi. Ora, a un certo punto, questa barriera è stata superata da questi ricercatori scozzesi, Ian Wilmot, che nel 97 cosa hanno fatto? Da una pecora, hanno preso dalla mammella di una pecora delle cellule, non una ma molte cellule, no? E sono state poste in coltura in condizioni estremamente difficili, in condizioni in cui mancava praticamente quasi tutto perché la cellula potesse crescere. E questa cellula, diciamo così, affamata, ha smesso di dividersi e pare che questo trattamento abbia permesso di riattivare alcuni dei geni di partenza. Perché dopo che è stata coltivata così, questo nucleo
è stato poi trapiantato, questi nuclei delle cellule così coltivate sono state trapiantate all'interno sempre di un'ovocita della pecora, che questo ha tolto il DNA. Una volta trapiantato in questo, in qualche caso, la prima volta in un caso su 270, mi pare, è venuto fuori una pecora adulta, che è la famosa Dolly del 1997, questa è Dolly, la pecora clonata, e questa era la madre portatrice, non la madre da cui si è derivata la cellula, ma la madre portatrice. Quindi il discorso che ho fatto all'inizio non è del tutto valido, in qualche caso si può riuscire a sdifferenziare le cellule di un organismo adulto e dal nucleo riottenere, da un nucleo di una cellula somatica, riottenere un organismo intero. Questo è il clonaggio di mammiferi in particolare. Ora, fatta una volta sulla pecora, poi i ricercatori sono andati avanti, ormai lo si è fatto quasi su ogni volta che si prova funziona. Si è riusciti a farlo per i topi, qui sono topini clonati, si è riusciti a farlo per le capre, si è riusciti a farlo per i maiali, si è riusciti a farlo per i conigli, si è fatto per i gatti. Ovviamente l'interesse, non so a spiegare perché qualcuno voglia, che ha avuto un bel gattino, voglia alla prima che muoia, voglia avere una copia. Questo è interessante, questo micio è il clone di questa micia, è il clone di quest'altra micia, e è interessante tra l'altro osservare però che la distribuzione del colore non è identica, indicando che una parte, almeno in parte almeno, la distribuzione del colore del pelo, questa è una curiosità, non è che sia di grande, è funzione della, avviene durante lo sviluppo embrionale, durante lo sviluppo fetale, non è una cosa del tutto determinata geneticamente. Ma allo stesso modo, anche se si può fare sui gatti, sui topi, eccetera, si può fare anche sui mammiferi, sui primati. Questi sono due macachi, tutti e due derivanti da clonazione, in questo caso il nucleo però veniva da cellule embrionali. Comunque non c'è ragione per cui non possa funzionare anche sui primati. Detto questo, però, dobbiamo subito mettere avanti indicare subito le preoccupazioni che questo può comportare. Non si deve pensare assolutamente all'uso del clonaggio riproduttivo per problemi di infertilità umana. Sarebbe estremamente inefficiente, il trasferimento del nucleare è molto inefficiente, c'è una grandissima quantità di sviluppo anormale, cioè in realtà la maggior parte degli embrioni non si sviluppano, crepano, quindi ne funziona uno su qualche centinaio. Succede che questa progenie in realtà non è per niente né normale né sana se si va a guardare da vicino. Ci sono tutta una serie di difetti che non sto a passare in rassegna, ma con ogni probabilità, a quanto pare, certamente nelle cellule somatiche si accumulano alterazioni, che in qualche caso sembra che siano proprio anche alterazioni di mutazioni somatiche. In più, durante lo sviluppo dei gameti, avvengono delle modifiche ulteriori sul DNA, che sono chiamate epigenetiche, che hanno a che fare con, in qualche modo, il controllare le dimensioni del feto. Queste modifiche epigenetiche ovviamente sono perse nella cellula somatica e quando si fa il trapianto di cloni si hanno delle alterazioni delle dimensioni del feto che provocano anche molte difficoltà. E poi, insomma, in altre parole, questi organismi clonati non stanno per niente bene, ne vengono pochi e non stanno per niente bene. Quindi l'idea di usare questo per a fini, diciamo, di problemi di fertilità umana o comunque per clonare individui umani è certamente da escludere, e del resto è proibito praticamente dappertutto, soltanto là dove non è proibito qualcuno ancora pensa di poterlo fare, ma la cosa è assolutamente sconsigliabile e criticabile. Quali sono invece le applicazioni che si possono considerare seriamente? Abbiamo detto non il trattamento dell'infertilità umana. Si possono pensare, come accennavo all'inizio, che si possono usare gli animali transgenici a scopi di produzione di farmaci. Ecco, se uno ha ottenuto un animale transgenico che è difficile da ottenere, che produce il farmaco, forse può essere utile come prima generazione moltiplicarlo per clonazione, prima di arrivare alla riproduzione, diciamo, più tradizionale. Però questo ancora non lo si è visto. E poi può essere invece interessante questo aspetto del clonaggio terapeutico delle cellule staminali per
per la terapia. E cosa si intende con questo? Allora, con questo si intende torniamo al discorso del differenziamento e consideriamo che ci possono essere diverse forme patologiche in cui una parte delle cellule, una parte di un organo è alterato, ma alcune cellule sono ancora sane. Allora cosa si può pensare di fare? Si può pensare di trapiantare nell'organismo delle cellule o rifare magari possibilmente un giorno un organo che sia compatibile con l'organismo di partenza. Allora questo è uno schema per adesso puramente teorico, di togliere alcune cellule da un paziente e poi trasferire queste cellule in un ovocita ancora denucleato, in modo poi da fare un vero e proprio partire in un embrione iniziale. Dall'embrione iniziale poi, bastano pochi giorni, si possono ricavare queste cellule che sono totipotenti, da queste cellule totipotenti che possono dare origine quindi a qualunque tipo di organo, di tessuto dell'organismo, ottenere mediante trattamento adeguato le cellule speciali che servono per guarire o per alleviare la malattia. Questo è un discorso per adesso teorico e per lo più non permesso, se non forse nell'Inghilterra qualcosa del genere è permessa. Negli altri paesi è quasi dappertutto proibito. L'alternativa che si spera di poter ottenere è che in realtà alcune cellule staminali, cioè delle cellule che sono ancora in grado di dare origine alle cellule mature, all'organismo, al tessuto maturo, all'organo maturo, sono presenti anche nell'organismo adulto. Non c'è bisogno di arrivare a passare attraverso l'embrione. In qualche caso, certamente, si possono trovare in ogni tessuto, del resto certamente ha delle cellule staminali tipiche di quel tessuto, però non sempre quelle di un tessuto che sono facili da ottenere sono quelle che ci servono per un particolare trattamento terapeutico. Come si possono ottenere le cellule embrionali umane? Un modo per ottenerlo è indicato qua. Come dicevo prima, dall'uovo fecondato, dopo pochi giorni, si arriva intorno al quinto giorno a questa struttura cosiddetta blastocisti con un piccolo ammasso cellulare. Questo ammasso cellulare, anzi partiamo pure da qua, partiamo dall'ovocita fecondato, fa una divisione, fa due cellule, quattro cellule, otto cellule, eccetera. Dopo il livello di otto cellule si arriva a questa blastocisti con questo ammasso cellulare e questo può essere estratto dalla blastocisti e poi le cellule sono coltivate, sono messe in coltura, il cariotipo è normale, queste cellule sono pluripotenti, purché si trattino con gli cofattori adeguati, da una cellula indifferenziata si può avere cellule corrispondenti al cuore, alla pelle, al midollo osseo e ai neuroni. Questo è perlomeno quello che si spera di poter fare e che un giorno si spera anche che questo corrisponda, permetta anche di rifare di ricostruire in laboratorio dei veri e propri organi. Perché, ripeto, ricordo che cos'è una cellula staminale? La cellula staminale non ha, come dicevo, un fenotipo differenziato, è una cellula all'inizio per modo del differenziamento di un particolare organo, è in grado di riprodursi, proliferare in modo indefinito, può generare, se abbastanza indietro nel differenziamento, molti diversi tipi cellulari e può sostenere la rigenerazione del tessuto. Ci sono due tipi di cellule staminali, naturalmente come dicevo prima, le cellule staminali ed embrionali e quelle che si possono ottenere che si possono ottenere in parte dai tessuti adulti, però questi in parte sono già ristretti o orientati verso un particolare tessuto. I particolari tessuti da cui si possono estrarre cellule staminali sono appunto il midollo osseo, che è anche il sistema emopoietico, sangue periferico, sempre emopoietico, sistema nervoso, pelle, fegato, pancreas, occhio, muscolo scheletrico. E vi ricordo che già le cellule staminali in un certo senso sono già in uso, perché è possibile dall'epidermide, nell'epidermide sono presenti un certo numero di cellule staminali che possono essere messe in coltura ed espanse, si prepara separatamente una specie di struttura con le cellule del derma
e poi la combinazione delle due in cultura permette di fare una vera e propria pelle artificiale che viene già usata in terapia, nelle terapie delle grandi ustioni, per esempio. Questo della pelle è la cosa, se vogliamo, forse più facile realizzata fino adesso, ma si spera in questo modo di poter fare cose analoghe anche per altri organi. E c'è anche una serie di indicazioni che dicono che, secondo alcuni, per esempio, dalle cellule del muscolo, dalle cellule staminali del muscolo si possono ottenere cellule emopoietiche, che dalle cellule emopoietiche si possono ottenere cellule in grado di fare vasi ematici, e che dalle cellule della pelle si possono ottenere cellule nervose e così via. Devo dirvi che questa bella rete di interazioni che qui sono indicate, di possibili mutamenti dell'indirizzo di una cellula staminale di un certo tessuto verso un altro tessuto, che sarebbe estremamente utile per gli scopi terapeutici che si accennava prima, non è così sicura, è ancora piuttosto controversa. Quindi le cose certamente più sicure sarebbero sempre le cellule staminali di derivazione embrionale. Detto questo, non parlerò oltre di questo argomento, solo per dire che questa questione delle cellule staminali per l'uso in terapia, per esempio, già ci sono molti esperimenti per quanto riguarda terapia del Parkinson mediante introduzione delle cellule staminali che vengono dal tessuto nervoso e terapie del sistema emopoietico e così via. Tutto questo discorso è ancora molto, molto in fiore e estremamente pieno di promesse. Mi sembra difficile che si possa sfuggire dall'uso di cellule di tessuti di tipo embrionale, almeno preso nei primissimi giorni dopo la fecondazione. E chiuderò, chiedo scusa se vi sto stancando, ma chiuderò parlando ancora dell'altro aspetto di estrema importanza della introduzione della biologia molecolare in medicina, che riguarda la terapia genica, in cui si intende la modificazione genetica delle cellule somatiche via trasferimento di acidi nucleici. Dico subito cellule somatiche, ricorderete che prima ho fatto vedere che durante il differenziamento la linea germinale si separa. In linea di principio, così come siamo in grado di fare il maxitopo, saremmo certamente anche in grado di fare interventi di terapia genica anche sulla linea germinale, ma non c'è un accordo universale nel non farlo, perché essendo questo interventi di, diciamo, ingegneria genetica sulle cellule superiori comunque esposti a una grande casualità, l'evento riesce in un numero di casi, decine e decine di tentativi. Questo vorrebbe dire che se si volesse fare questo per curare una malattia ereditaria si finirebbe per provocare in realtà molto più danno di quanto si voglia curare. Quindi c'è un accordo generale che non si tenta terapia genica sulla linea germinale, ma si può tentare su diverse altre forme. E naturalmente la prima cosa a cui si è pensato quando si è visto la nostra capacità di manipolare il genoma come si voleva era di fare terapia genica delle cellule somatiche soprattutto per le malattie genetiche. Quindi le prime forme cui si è pensato sono malattie a singolo gene, recessive o legate all'X, non ha nessuna importanza, ma con l'idea di dire tipo ho fatto vedere all'inizio l'alterazione della falcemia, mettiamo dentro il gene giusto e facciamogli fare l'emoglobina giusta. Questa è la prima cosa che si poteva pensare. Non è così semplice. E naturalmente casi con un'importante mortalità, e in cui non ci sia una terapia presente, valida, e in cui il sito cellulare sia accessibile alla terapia genica. Ora vi faccio vedere brevemente qualche schema di terapia genica. La più immediata, la più a prima vista, almeno la più semplice, è quella terapia genica del sistema emopoietico. Come funziona? Si deve prelevare, si fa un prelievo di midollo osseo, si selezionano nel midollo osseo le cellule che sono dirette proprio verso la linea emopoietica mediante un anticorpo, non sto a dire come. Queste cellule poi vengono ingegnerizzate introducendo DNA dall'esterno, lo si introduce di solito con dei virus particolarmente modificati, non ho tempo di descrivervi i virus che si usano per questo, sono dei virus non lontani, abbastanza parenti di quelli del virus che produce l'AIDS, sono i retrovirus in genere, tipicamente non retrovirus umani, ma anche i retrovirus umani si possono usare.
e questo si il DNA così introdotto si introduce a caso, questo bisogna sempre ricordarlo, e poi le cellule che sono state trasformate in questo modo vengono reintrodotte nel paziente sperando di curare la malattia. Questa è una delle forme più tipiche di terapia genica. Un'altra forma può fare per altri tipi di malattie, per esempio come si prevenire dopo l'angioplastica la restenosi. Allora in questo caso si deve arrivare con un palloncino nella zona che potrebbe, in cui potrebbe avvenire la restenosi, e si mettono in circolo qua nell'endotelio dei geni che impediscono la restenosi, non entro a entrare nel dettaglio. Lo stesso vale per quanto riguarda tentativi di terapia dei tumori del cervello. Si introducono sempre mediante retrovirus dei geni che portano, espressano e che esprimono una molecola tossica per il tumore. Ma non entro troppo nei dettagli, i numeri di casi di trial clinici, come vedete, è andato crescendo. Siamo attualmente oltre 2200 negli Stati Uniti e gli altri circa 928 in Europa. Attualmente la maggior parte sono ancora in fase 1, cioè proprio nella primissima fase iniziale di vedere che non si faccia danno almeno ai pazienti. In fase 3, cioè là dove si va a vedere se veramente in alcuni casi si è guarita la malattia, sono molto pochi. Tanto per dare un'idea di quel tipo di indirizzo che si vuol dare, questo è la circolazione del cuore di un paziente in cui è avvenuta una chiusura delle coronarie, come vedete qua. Allora, come si potrebbe affrontare questo? O prima, introducendo, come ho fatto vedere prima, degli geni che impediscano la chiusura, la restenosi dopo l'angioplastica, oppure anche si può pensare di introdurre dei geni che facilitano la riproduzione di vasi. Questo sarebbe l'ideale nel caso di infarti già avvenuti. Adesso che si conoscono i modi per indurre o i geni che inducono la produzione di nuovi vasi, questa è certamente una strada che verrà seguita in molti casi. E la terapia genica, comunque qui a Pisa c'è Mauro Giacca, che è una delle persone di punta in Italia in questo campo. Questo vi dà semplicemente un'idea del tipo di forme. Mentre si pensava all'inizio che fosse soprattutto malattie ereditarie, in realtà la più grossa parte dei tentativi di clinici avviene sul cancro, ma con tutti questi tentativi già fatti, quanti successi sono avuti? Beh, i successi avuti dobbiamo dire che sono molto pochi e avvengono essenzialmente per malattie ereditarie. Questo è il primo caso di bambini certamente guariti in modo che sembra permanente da parte di una grave malattia ereditaria, avuto in Francia, pubblicato nel 2000 dal gruppo di Alain Fichet. Questa è una forma di grave deficienza immunitaria in cui nei linfociti ci sono una serie di recettori per le interleuchine, sono una importanza con la loro funzione. In questi recettori c'è una molecola particolare che si chiama gamma, che è mancante del tutto, la cui funzione è totalmente assente nei bambini affetti da questa grave malattia, che con un grave difetto immunitario sono esposti continuamente all'infezione e muoiono molto rapidamente di infezione. Ora, i linfociti che non esprimono questo, non sopravvivono molto rapidamente, dopo la produzione vanno in apoptosi, muoiono quindi. Allora, se si introduce il gene giusto, qui c'è un grosso vantaggio, perché non soltanto questi adesso, i linfociti in cui si è introdotto il gene, se si è introdotto naturalmente in una cella staminale, per cui ne produca tanti, i linfociti in cui si è prodotto il gene adesso sopravvivono, ma non solo sopravvivono, ma hanno un vantaggio selettivo rispetto agli altri, cioè gli altri linfociti muoiono, questi sopravvivono e quindi si possono colonizzare praticamente tutto il midollo. E questa è la ragione per cui questi due bambini, nel caso di Fischer, sono stati i primi bambini curati. Visto il successo, si è esteso, ne hanno praticamente trattato una decina. C'è adesso stata una battuta di arresto, non proprio di arresto, ma una battuta certamente, sì, c'è stata una battuta di arresto, perché tra i 10 bambini curati, uno di questi ha sviluppato una leucemia proprio linfatica. E si è potuto dire che questa leucemia era dovuta al fatto che il retrovirus con cui si è introdotto il gene è andato ad attivare un particolare oncogene che è noto produrre certi linfomi. Il bambino adesso è sotto chemioterapia
per questo linfoma. C'è stato per un attimo, si è arrestato ogni altro intervento terapeutico, anche di altri trial clinici che erano in preparazione. Poi particolarmente l'FDA, l'agenzia di controllo sanitario degli Stati Uniti, ha deciso che i vantaggi previsti sono sempre, i benefici molto superiori al rischio, e di andare avanti ancora in questa sperimentazione. Come dicevo, è stato un caso in cui si è introdotto il gene vicino a un oncogene, e probabilmente poi in un bambino che aveva un background genetico già prone a questo, perché c'erano già diversi altri casi di tumori purtroppo in quella stessa famiglia. Quindi i progressi stanno andando avanti, e questi, ripeto, sono i primi successi della terapia genica, in cui l'elemento chiave è stato il vantaggio selettivo della cellula trasformata. Perché qui chiudo ricordando adesso quindi quello che si deve fare per poter veramente far dare alla terapia genica le promesse che lei fa. Bisogna prima di tutto aumentare l'efficienza della somministrazione del gene terapeutico, perché adesso siamo in grado di farlo soltanto a un numero limitato di cellule, bisogna fare invece la maggior parte delle cellule dell'organo alterato. Bisogna poi fare in modo che venga non soltanto sia introdotto dentro il genoma, ma sia anche ci rimanga funzionale, cosa che non sempre succede. Ma questo forse è il punto più importante di tutti: bisogna riuscire a mettere il gene nel posto giusto, cioè non aggiungere un gene sano all'organismo malato, ma introdurre il gene sano al posto del gene malato. Questo è il vero fine della terapia genica, che ancora adesso noi non sappiamo fare. E poi altri aspetti, ma con questo direi che questo è probabilmente l'aspetto più importante. Con questi progressi, oggi praticamente il grosso della sperimentazione di terapia genica in realtà va avanti nel cercare di risolvere questi problemi prima ancora che nell'aumentare i trial clinici. Io con questo appunto non ho dubbi che questi problemi verranno risolti, e quindi la terapia genica potrà dare veramente una rivoluzione nella pratica clinica, e e questo vuol dire che sarà il migliore trionfo della biologia molecolare in medicina, che peraltro, come avete visto, sta già plasmando in modo straordinario il mondo medico. Vorrei soltanto lanciare come ultimo segnale questo, che oggi nella biologia, che rimane una scienza di punta, ha il vantaggio di poter interagire e dialogare in modo molto efficace e reciprocamente molto vantaggioso col mondo medico. Oggi la medicina e la biologia sono quasi una sola cosa, e la fertilizzazione interdisciplinare è uno degli momenti. Grazie alla fertilizzazione interdisciplinare, io penso che siano dei campi di maggior passione per chi giovani che vogliono indirizzarsi in questa direzione. Grazie. Visto che queste conferenze sono rivolte a un pubblico molto vario, non specialista, io vorrei fare un commentino su una delle affermazioni iniziali. La differenza, diciamo, dal punto di vista produttivo di un sistema biologico, di un sistema chimico-industriale, non sta nel non fare i prodotti di carattere inquinante, perché forse lei si riferiva a prodotti che non sono inquinanti per lo stesso organismo che li fa, anche se anche in questo campo ci sarebbe qualche eccezione, no? La storia dei radicali liberi, ci sono molti organismi che fanno prodotti inquinanti per altri organismi, e questo lo dico perché per un pubblico magari non ferrato su certe cose non vorrei che venisse ribattuto eternamente il chiodo sul fatto che ciò che è chimico fa male, ciò che è naturale fa bene. Bella,
Quello che volevo dire io è che quando se si può usare per la stessa reazione la via enzimatica rispetto a una via chimica tradizionale, tutto quel discorso, compresa la produzione di agenti inquinanti da poi smaltire, è molto migliore per la parte enzimatica. Questo è essenzialmente che voglio dire. E siccome oggi la conoscenza dei meccanismi d'azione degli enzimi sta aumentando continuamente, c'è la possibilità anche di costruirne ex novo, io mi aspetto, anzi sta già certamente avvenendo, che una parte perlomeno dell'industria chimica a carattere organico si orienta sempre di più verso questi sistemi, no? E questo è un grosso progresso che non vedo perché debba essere soltanto considerata biologica, vuol dire. No. Questa è chimica. È un reattore diverso. È chimica anche quella. Bevi l'acqua, anatomia patologica. Una curiosità, se ha informazione. Ci sono studi sul comportamento degli animali clonati, cioè se oltre alle somiglianze fisiche si trasmettono somiglianze comportamentali? Non che io sappia, credo sia troppo presto, anche perché sono molto pochi ancora i casi ottenuti, quindi non ci sono numeri per fare statistiche, ma è ancora troppo presto. E certamente, non so, credo che gli animali in cui è più noto una caratteristica genetica nel comportamento sono i cani, no? E nei cani dubitare che ci sia un elemento genetico del comportamento è praticamente impossibile, quindi certamente qualche cosa del genere ci sarà anche, ma però in questo caso nei pochi organismi che sono stati fatti non credo siano stati fatti ancora questi studi. Tolari, facoltà di veterinaria. Volevo chiedere, nel campo veterinario c'è un grande sviluppo della vaccinazione a DNA, che però sta venendo avanti anche in campo umano. Ora, alcuni aspetti non sono ancora del tutto chiari su cosa succede esattamente, di come il genoma del virus o dell'organismo viene captato e poi espresso. Quali possono essere secondo lei gli aspetti ancora oscuri che possono limitarne l'uso su larga scala in campo umano? Ma l'aspetto che io sappia, l'aspetto fondamentale è che la risposta immunitaria c'è ma è fiacca. Questo, quindi si tratta di trovare il modo di rafforzarla. Ci sarebbero molti vantaggi a usare il DNA invece di usare un organismo in qualche modo completo. Non posso dire molto di più di questo. Vedere un risultato positivo è stato stupefacente la prima volta che si è fatto, perché vuol dire che DNA gettato proprio messo per semplice iniezione intramuscolare, dopo un po' da origine anticorpi contro la proteina che è codificata nel DNA, è già di per sé impressionante. Se si riesce a migliorare la risposta, e penso che questo sarà di grande diffusione anche nell'uomo in futuro. Se hai tempo, è tempo o stai scappando? C'è ancora qualche minuto? Sì, sì, sì. No, vorrei un tuo parere sul... è accennato nel corso di questa conferenza che alcuni paesi consentono, altri non consentono. Ecco, ma non è ingenuo prevedere di regolamentare per legge certe attività nel sistema mondo così complesso? Beh, dipende da che livello, diciamo. La globalizzazione di oggi richiede anche quello, che spesso non può bastare proibire di fare una cosa in un posto se poi si può fare appena spostandosi di pochi chilometri. Perciò ci vogliono degli accordi, delle convenzioni internazionali per le cose più importanti. Io ovviamente ritengo che questioni tipo la clonazione per l'infertilità, la terapia genica germinale, cose di questo tipo avrebbero bisogno di una proibizione il più ampia possibile.
Altri casi sono molto più discutibili, il caso delle piante transgeniche per esempio fa vedere una discrepanza enorme tra quello che succede tipicamente negli Stati Uniti e quello che succede in Europa, senza parlare in particolare dell'Italia. E anche lì è indispensabile negoziare in un ambito internazionale, perché si deve arrivare a qualche accordo, perché poi anche è difficile impedire che in qualche modo le piante viaggino da una parte all'altra, anche da un continente all'altro. Se non c'è un accordo generale, le cose sfuggiranno. Ritengo, a me sembra indispensabile mettere in piedi degli accordi sul piano internazionale, e posso dire il nostro centro è attivo anche in questo. Proprio perché... Beh, c'è sempre anche, diciamo, lo scippatore c'è ancora, però con tutto ciò è proibito scippare. Bisogna cercare di ridurlo il più possibile. La tua opinione sui pericoli degli alimenti transgenici, qual è? Cioè, lei è preoccupato che possano avere, o se è preoccupato, è preoccupato che possano avere un danno sulla salute, o è preoccupato che possano avere un danno sull'ambiente, oppure non è preoccupato per niente? No, allora, per quanto riguarda la salute non sono preoccupato per niente, intanto per quelli già esistenti che sono ampiamente dimostrati essere innocui, ma poi perché comunque è facile dimostrare se sono innocui o meno. Vuol dire, ogni volta che deve introdurre una varietà di piante nell'alimentazione ci vuole un'autorizzazione, in tutti i paesi c'è un'autorizzazione, una pratica autorizzativa, quindi si può benissimo dire che la pratica autorizzativa deve essere subordinata alla dimostrazione dell'innocuità sul piano alimentare. E quindi questo sul piano alimentare penso che il controllo sia molto facile da fare, quindi non mi preoccupo minimamente. La preoccupazione che ha un po' più di senso è quella ambientale, nel senso di dire che è molto difficile prevedere l'effetto dell'introduzione libera di un organismo vegetale tipicamente diverso, o anche di un insetto diverso nell'ambiente, perché la previsione della diffusione ambientale è molto difficile da fare. E questa è la preoccupazione che mi sembra abbastanza valida, che anche questa ha bisogno di una qualche forma di regolamentazione. Però una cosa è dire vanno studiati caso per caso, vediamo, un'altra cosa è dire si fa una proibizione assoluta, e questo della proibizione assoluta secondo me è un grave errore che l'Italia sta praticando più di ogni altro paese in Europa. Lei ha detto che è difficile riuscire a prevedere l'impatto che possono avere sull'ambiente, perché come alimenti possiamo stabilire se sono dannosi o no, però per l'ambiente è difficile prevedere. Secondo lei è soltanto difficile o è impossibile prevedere questo loro impatto? Io direi che non è impossibile prevedere di costruirle in modo tale che non si possano diffondere nell'ambiente. Cioè, noi abbiamo a disposizione, questo la critica che si può fare ai produttori, a Monsanto e compagni, ai produttori di questi organismi, di queste piante geneticamente modificate, è che utilizzano degli organismi molto rozzi, delle costruzioni estremamente rozze. Semplicemente hanno messo un gene a caso e questo funziona, punto e basta. È possibile oggi pensare a concepire delle piante che ad esempio non possano diffondere geni nell'ambiente perché non possono diffondere la proprietà nell'ambiente perché ad esempio la produzione del gene ha bisogno di un fattore che va aggiunto nel terreno oppure perché la produzione deriva non da uno ma da molti geni contemporaneamente messi su cromosomi diversi, la probabilità che tutti questi siano trasferiti è praticamente nulla. Quindi è possibile renderle, a mio parere, queste piante sicure purché le si ingegnerizzi con un criterio.